Adesso. Lo so che lo aspettate. Tutti quanti state aspettando questo momento. La sonata in do diesis minore. La sonata in do diesis, direi, forse l'adagio del chiaro di luna, e possiamo dire il brano più famoso, più eseguito da tutti. E chi è che non ha in qualche maniera messo le mani sul pianoforte cercando di suonare l'adagio del chiaro di luna? Ed è un brano che subito, dalla prima volta che è stato stampato, subito è diventato il grande favorito del pubblico. Tutti quanti adorano. Fra l'altro ci sono tantissime storie legate all'origine di questa sonata, specialmente dell'adagio. Una, voi sapete che siccome è dedicata a Giulietta Guicciardi, che era una ragazza della quale era innamorata, in cui Beethoven sperava di avere un futuro, però non dimentichiamoci, Beethoven sta già vivendo e ha solamente 30 anni. Già da 3 anni sta vivendo il problema della sordità, già si sta rendendo conto che ha problemi e quindi sta vivendo con grande terrore il futuro che gli sta venendo. Per un compositore non sentire i propri suoni, ma lo potete immaginare che dramma è. Fra l'altro nelle ultime sonate è una cosa, ma fa male pensare, per riuscire a capire che lui suonava e non sente nulla, doveva mettere un pezzo di ferro fra i denti, mettere in mezzo alle corde per sentire la vibrazione, toccare qua, per sentire... Questa è la melodia, di sentirla attraverso i denti, nell'ossatura, perché attraverso l'ossatura si sente. Un uomo che arriva così agli ultimi anni della sua vita, pensate veramente quando si dice il dramma di Beethoven. Ecco, chiaro di luna, stiamo cominciando. Non sono così forte le manifestazioni, però si sente inquieto di questo futuro. A Giulietta Guicciardi, uno degli aneddoti sulla nascita dell'adagio del chiaro di luna è legato proprio a lei. Si dice che Beethoven l'avesse improvvisato questo adagio sotto un pergolato per lei. Dopo una delusione d'amore, quindi come tale un rifiuto, quindi come tale, è perché è un brano pregnante di grande melanconia. Al tempo stesso il grande Lenz, il primo biografo, quando scriverà di Beethoven i suoi 3 stili, narrerà vari aneddoti invece estrapolati dall'amore per Giulietta e addirittura dirà: questa è la tomba degli Scipioni, è una pietra tombale, questo adagio. E addirittura come l'epitaffio per Napoleone. Non dimentichiamoci che contemporanea a questa sonata è la sonata in La bemolle, che presenta... la marcia funebre. Del resto, qual è il tema? Cellulari, vi prego, o almeno levate la suoneria, vi prego. Allora, questo porta a un qualcosa di veramente molto, non direi funereo, perché il brano non è funereo, ma è mesto con una tristezza di fondo. C'è un aneddoto, vabbè, lo devo raccontare perché quando l'ho letto l'ho trovato talmente tanto assurdo. Sempre sono gli anni 50, 1850, Lenz va a incontrare il pianista Tausig e a casa di Tausig vede lo spettacolo del chiaro di luna sul pianoforte e dice: ah, sai, una mia allieva che lo sta studiando, dice Tausig, ma lo sai che questo brano deve essere suonato è stato scritto in una stanza di tappezzata di velluto. Ma dai, il velluto nero, sì, guarda, ti dico, si
sinceramente, mi ha scritto Holz. E Holz era il secondo violino del quartetto che aveva lavorato tanto con Beethoven. Holz racconta che Beethoven gli ha confidato di aver scritto questo adagio in una stanza tappezzata di velluto nero, nella camera accanto c'era la veglia di un amico morto. Oh, dai, che esagerazione! No, dai. Allora, tra l'altro, Tausi, che aveva ogni tanto questo spirito un po' mordente, dice, ma guarda, sai che gli dirò a questa mia allieva, che mi sta molto stressando con questo adagio che non funziona, e dirò, signora, ma lei ha una camera tappezzata di velluto nero? Se mi risponderà no, allora signora, mi spiace, questo pezzo non si deve eseguire. Vabbè, a parte questa cosa qua. Però vengono riportate queste cose. E poi naturalmente c'è quello famoso, quello che tutti quanti conoscerete. Una barca che scivola lungo il lago dei quattro cantoni, sotto un chiaro di luna, con queste montagne scure. La natura attorno lì al lago dei quattro cantoni in certi punti è veramente molto selvaggia. E si sente in lontananza un lamento. Del resto, c'è un'altra cosa che io trovo molto bella, è l'ultima citazione, me l'ha raccontata mio padre proprio pochi giorni fa. Come sapete lui aveva studiato con Alfredo Casella, ma non mi ha saputo dire esattamente quale fosse la fonte. Un elemento l'ho trovato in comune perché da un'altra parte ho letto che la sonata è stata dedicata a una persona non vedente. La storia che mi ha raccontato mio padre era questa. Beethoven, a un certo punto, vede un uomo che guarda il cielo, così, testa alta, aria molto altezzosa, così, volto verso il cielo. E lui dice, come puoi tu guardare così al cielo, con questa faccia, il miracolo della natura, del cielo, dell'universo? Chi sei tu, umano, a guardare questo? Così, non ti vergogni. E lui risponde, ma io non vedo, io sono cieco. Beethoven rimase sconvolto e disse, allora ti farò vedere io la grandezza dell'universo, con la mia musica. E come quando ho raccontato questa storia a una mia carissima amica attrice Patrizia Terreno, lei è rimasta sconvolta a questo. Ma pensa, uno che sta per diventare conscio di diventare sordo, con la sua musica fa vedere il cielo a un non vedente. È assolutamente toccante. Porta questo subito alla dimensione di quello che è l'adagio del chiaro di luna. Avete, non so se avete presente, la pittura di inizio Ottocento, specialmente della pittura inglese di fine Settecento, primi Ottocento, è un pittore che si chiama Caspar David Friedrich, e c'è un quadro che si chiama Il viaggiatore al di sopra del mare delle nuvole, dove si vede questa figura maschile di spalle, appoggiato con bastone in cima a una specie di rupe in primo piano, e si vede montagne e tutta questa nebbia, nebbia, e l'uomo soprattutto, è una sensazione bellissima, credo che sia stata utilizzata molto spesso per, non so, come tipo di copertina per dischi, tipo Così parlo Zarathustra, insomma, perché c'è la grande elevazione spirituale. Ecco, rifacendoci a quel tipo di pittura, questi colori così, andiamo a prendere il vero colore della danza del chiaro di luna. Perché? Cioè, finalmente musica adesso. Beethoven scriverà una cosa particolarissima. A noi ci sembrerà scontato, dice la dicitura, come tutti avete visto, questo pezzo va suonato sempre delicatissimamente senza sordini. Dunque, senza sordini non significa non pigiare il pedale del piano, che è la sordina, stiamo parlando di sordini, i sordini sono gli sforzatori. Signori, è nato il pianoforte con gli sforzatori, cioè forte piano, ci sono gli sforzatori. Del resto, già nella sonata di bemolle, ha voluto, l'unico punto, ha voluto fare questo effetto, vuole avere il riverbero.
Allora lui prevede che questo adagio sia con i pelli. Ma immaginatevi un compositore, gli viene presentato, guarda, c'è uno strumento che non fa più, ma povere. Bello, sì. Bello, mi piace. Allora non si mette lì, ma... immaginare che sia andato così. Adesso vi faccio notare due piccole cose. Apre a un maggiore. Vabbè, sì, normale. Tutti i temi che nascono in minore hanno l'apertura verso il relativo maggiore, quindi normale. Ma lui non fa una qualsiasi frase così in mi maggiore. Mi minore. E quando è mi minore è come destabilizzarci. Che succede? Certo, perché lui vuole dare come una grandezza, uno spirito alto, ma poi c'è qualcosa che lacera. E la cosa che lacera diventa qua. Sembra solare. Questo intervallo non si dà mai. La nona è dissonantissima, si darà così, al limite, ma... E il lacerante è un... è come un urlo soffocato. Del resto è l'unico momento di tutto l'adagio in cui la linea melodica si stacca dal basso, sono come due linee di tono, dopodiché tornano a sovrapporsi su uno sull'altro. Poi c'è quel momento magico, dire, che poi veramente ha ispirato tutti quanti, quando abbiamo le sonorità che si fondono e scompare la linea melodica. Assolutamente unica. Del resto, questo apre a tutto il romanticismo. Non è che un pezzo romantico, ma è la sensibilità, questa dimensione, direi quasi un pretendente. Del resto, Berlioz, quando commenterà di questa sonata, dirà a proposito del secondo tempo, questo allegretto, che è un fiore fra due abissi, caratterizza il primo tempo come un abisso, è un abisso, si sente una desolazione, ma al tempo stesso, Signore, di una bellezza incredibile, cioè è un contrasto incredibile con questi rintocchi talmente oscuri, la tonalità, do diesis minore che non si usa mai,
perché ha degli armonici troppo tristi e Beethoven fa questo pezzo incredibile. Il secondo tempo è veramente un fiorellino, perché arriva in tutta punta di piedi. E la sera, scusate se esisto. E poi le linee melodiche si sfaldano, la destra con la sinistra si sfalda, fa... nella parte centrale sforzati poi sempre con gli accenti spostati e Beethoven dà questo alla sinistra diabolus in musica, ovvero gli intervalli più dissonanti in assoluto e fa dove fra l'altro lui arriverà a fare
e poi... E riprendi questo tempo che hai agitato, prendamone. Non è un'agitazione di velocità interna, è un'inquietudine, proprio sturmundrante. E poi dopo c'è una strada. E su questo accordo, perché è anche questo un urlo, un accordo di nona minore, accordo dissonante, sul quale si ferma c'è una cadenza. Le due note dentro.